I percorsi multisensoriali di Palazzo Melatino sono una vera e propria sperimentazione. Abbiamo voluto rendere inclusivo anche questo percorso di scoperta delle nostre ceramiche, del nostro patrimonio. Ma lungo la strada poi il progetto ha acquistato un senso ancora più ampio. E questo perché? Perché abbiamo compreso che celando le opere agli occhi dei vedenti aiutavamo anche loro a sentirsi in primo luogo in una situazione di svantaggio e quindi a far comprendere quale può essere la sensazione di un diversamente abile rispetto ad una mancata inclusività, e dall'altro lato li aiutiamo a scoprire qual è la potenza dei loro sensi. La vista costituisce più dell'80% della percezione esterna. Nel momento in cui noi ci priviamo della vista, scopriamo un nuovo potenziale nella nostra percezione, quindi il tatto, e quindi l'olfatto, e quindi l'udito. Ecco perché questo percorso non è soltanto un percorso dedicato ai disabili, è anzi soprattutto un percorso educativo per adulti e bambini che li aiuterà a scoprire un mondo che finora forse hanno sottovalutato. Le scatole per il momento sono 6 e abbiamo voluto da una parte privilegiare la ceramica, anche la ceramica castellana, perché proprio la fondazione conserva moltissime ceramiche, ma poi abbiamo voluto anche così condurci verso la pittura, perché è importante anche la pittura e soprattutto forse più complessa la realtà di una pittura. Ecco, in questo modo abbiamo voluto equilibrare quello che è il discorso tridimensionale con gli oggetti e il discorso bidimensionale con la pittura, e poi ne verranno altre.